inizia il match tra Camaro e Scordia. Parte Provenzano che va a mettere in mezzo verso Sangaro, che non ci arriva. Il capitano del Camaro che prova a metterla sul palo lungo di pugno. Pandolfo, Provenzano, che poi prova il lancio lungo direttamente alle parti di Gambino. Gran sinistro, fuori di poco. Prima vera emozione del match al nono. Scordia, compagnone che si incuna, va dalle parti di Sangare, palla buona per il gol di Gambino, servito da Sangare. Bella giocata qui, volevano forse il fuorigioco i difensori del Camaro. Gambino invece era forse in linea. Siamo al 29esimo, sempre 1-0 in favore per la della formazione ospite. Ginaco mette in mezzo Cammaroto di testa, non riesce ad incrociare e manda sul fondo. Le finte di Mondello che mette in mezzo con il destro. Tornatore e Paglione mettono fuori il tiro di Arena al volo. Controlla Pandolfo. Prova a trovare il fondo, ci riesce De Luca che mette poi in mezzo, dove arriva Calogero di testa, palla messa fuori. L'emozione più grande generata dal Camaro in questo primo tempo, ma attenzione al rilancio con Gartey che punta la porta, la palla sul destro in aria, Gartey, il tiro di Gartey, il gol di Gartey al 49esimo del primo tempo, il raddoppio dello Scordia con prezioso Gartey che va a firmare un gran bel gol, quello del 2-0, sul rilancio dalle retrovie. Bella giocata di Gartey che protegge il pallone, poi calcia un diagonale potente che batte Ivan Mannino. Camaro 0, Scordia 2. Mondello va verso Cammaroto ma finisce dopo 4 di recupero il primo tempo. Camaro 0, Scordia 2, ci risentiamo dopo l'intervallo. Inizia il secondo tempo. Dalla bandierina andrà Mondello, di sinistro a rientrare verso la porta. Il colpo di testa di Assenzio fuori. Andare che piaccia molto bene con l'esterno, poi punta l'uomo, si tratta di Cammaroto, prova ad andarsene, ci riesce trovando il fondo, palla messa in mezzo dove arriva Gartey di testa addosso a Calogero, poi il tiro da fuori alto di Cosentino che ha provato a pescare il jolly. Paludetti che si difende dall'attacco di Messina e di Buonapasqua, riesce ad andarsene Paludetti, uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, mette in mezzo centrando Buonapasqua, volevano forse il tocco con un braccio, invece solo calcio d'angolo. Gambino lo guarda, c'è Ginagò su di lui, dall'altra parte c'è Buonapasqua che riceve, palla sul mancino, il diagonale strozzato direttamente sul fondo. Calogero fa giocare De Marco, che ora si è invertito con De Luca. De Marco riesce a mettere in mezzo Paludetti, cava il tiro al volo, all'indietro Baglione. In corner Mondello che ha spazio sulla sinistra, c'è De Luca vicino, Mondello guadagna metri, mette direttamente in mezzo, Assenzio di testa, alto. Cresce il Camaro, sempre 0-2. Assenzio temporeggia, c'è Calogero che viene servito tra le linee, poi prova ad andarsene, riesce a servire De Marco che in aria, la palla sul destro, può mettere in mezzo ancora per Paludetti, tiro ribattuto. Ginagò, finta e controfinta per lui, poi apre le parti di De Marco che mette direttamente in mezzo, Assenzio di testa, la spizza e praticamente la toglie a Paludetti che era subito dietro di lui. Arena, c'è Mondello dall'altra parte, Arena lo serve, c'è Giovanni De Marco, ora va in aria, Mondello mette morbido in mezzo, Paludetti di testa fuori di un soffio, al 17esimo, clamorosa occasione per il Camaro, il colpo di testa di Paludetti è uscito veramente di pochissimi centimetri. Espulso Giovanni Arena al 25esimo. Assenzio morbido a cercare direttamente Paludetti che non riesce di testa a dare forza al pallone, c'è Ginagò però sulla tre quarti avversaria, può andare a mettere direttamente in mezzo dove stava sbucando Paludetti, attenzione la palla resta di campo, il salvataggio sulla linea di guida, poi salta Calogero, messo giù, calcio di rigore al 42esimo, il fallo su Calogero, forse anche un'ammonizione ai danni di Cosentino al 42esimo. Parte
parte Mondello con il mancino, la finta, il gol di Mondello che riapre il match al 43esimo, cambia ancora il parziale. Camaro 1, Scordia 2. Calcio di punizione in favore del Camaro al 47esimo, Mondello mette in aria, Paludetti di testa, non riesce a trovare la porta, palla sul fondo, Provenzano prova addirittura a calciare, palla alta, Mondello, rilancio buono per Paludetti che in area prova a tirare con l'esterno, gran parata di Pandolfo in corner. Che gol sarebbe stato di Paludetti al 48esimo. Mondello ora guadagna metri sulla sinistra, pallone in mezzo direttamente a cercare Paludetti, Pandolfo può uscire tranquillamente ma finisce qui. Camaro 1, Scordia 2 nel match d'andata dei quarti di finale.